Sovvertendo ogni pronostico, il Cagliari ha colto il secondo successo consecutivo a spese della Fiorentina, un successo importante per la squadra di Mazzone. Intanto per l'obiettivo valore dei Viola, che una settimana fa avevano vinto a mani basse con la Sampdoria, ma soprattutto perché legittima la costante crescita della compagine cagliaritana, sempre lucida ed attenta in ogni reparto e ben disposta sotto il profilo tattico. I padroni di casa si schierano come previsto, con Bresciani al posto di Oliveira, mentre la Fiorentina deve rinunciare a Di Mauro, rilevato da Iachini. In apertura di gara si registra subito un pericolo per i toscani. Matteoli batte dalla bandierina e la difesa ospite deve operare un doppio salvataggio. Prima su Bresciani, quindi su Napoli. Di lì a poco ancora i rossoblù in evidenza. Francescoli ruba una palla e dopo l'1-2 con Bresciani non riesce a concludere per la chiusura di Luppi. Al quarto d'ora il primo spunto della Fiorentina con questo calcio d'angolo di Laudrup, respinto di pugno da Jelpo. Ora il Cagliari si fa più insidioso, Bresciani, particolarmente attivo, viene atterrato al limite dell'area, ma l'arbitro fa proseguire. È la visaglia del gol che giunge al 38esimo, a conclusione di uno scambio Moriero-Bresciani-Francescoli. Colpo di testa dell'uruguaiano e rete. Una splendida rete che scatena l'entusiasmo in campo e sugli spalti. Ottima la sua prova, difesa Gigliata che rimane di sale sul suo cross e Francescoli può appoggiare nell'angolo alla sinistra di Mareggini. 1-0 per il Cagliari. Nella ripresa gli isolani insistono nell'offensiva e dal sesto minuto potrebbero raddoppiare. Su una triangolazione Pugeddu-Francescoli-Bresciani si inserisce Herrera e Mareggini, intervenuto di mano fuori dell'area, viene espulso. Radice ovviamente fa entrare in campo il secondo portiere Mannini che sostituisce Iachini. L'inferiorità numerica, come spesso accade, carica gli ospiti che si fanno più aggressivi e al 12esimo raggiungono il pareggio con questo gol su punizione siglato da Battistuta. I rossoblù cercano ora di reagire e Francescoli dà un ulteriore saggio delle sue qualità tecniche con un numero che avrebbe meritato miglior sorte. Al 25esimo Gaudenzi ed Oliveira subentrano rispettivamente a Moriero e Bresciani ed il brasiliano si fa notare subito con un affondo interrotto in aria da Pioli. Inutili le proteste dei cagliaritani che reclamano la massima punizione. Alla mezz'ora altra bellissima azione del Cagliari. Francescoli si presenta solo davanti a Mannini, lo supera ma si allunga troppo il pallone e conclude sull'esterno della rete. Non fa meglio di lui Oliveira che su assist perfetto di Matteoli tira con scarsa convinzione proprio sul portiere. E mentre molti spettatori cominciano ad abbandonare gli spalti, il brasiliano si riscatta. In pieno recupero inganna la difesa Viola e realizza il gol della vittoria, una vittoria meritata che fuga forse definitivamente le perplessità suscitate dai rossoblù nel primo scorcio di campionato.